Sono Nico Benza e sono il primo beauty social coach italiano. Oggi voglio spiegarti la differenza tra avere un atteggiamento social ed essere uno stalker. Sì, perché in alcuni casi vedo parrucchieri o estetiste o sento quando mi dicono come fanno per avere mi piace dalle loro clienti sulla pagina o come fanno ad avere foto e sento delle cose un po' raccapriccianti, no? Quando consiglio, per esempio, le prime persone che devono mettere mi piace alla vostra pagina sono le vostre clienti e non gli amici conosciuti al mare, invitare tutti su Facebook, eccetera, eccetera. Allora mi sento dire che l'operazione che si fa è, mi raccomando, io lo dico, hai messo mi piace alla mia pagina? Mettilo, metti mi piace alla mia pagina. La mia reazione è di sgomento. Come? Così? Costringi le tue clienti a mettere mi piace? Ma mettiti nei suoi panni e lei cosa direbbe? Oddio, cosa vuole questa? Ma perché devo mettere mi piace alla sua pagina in maniera così costrittiva? Oppure faccio una foto, taggati, mi raccomando, taggati, Anche in quel caso mi sento, oddio, se la foto è brutta, poi taggati, mi devo ricordare, ho delle altre cose da fare, ma questa vive solo su Facebook. O altre cose, quando consiglio, sarebbe bello se le clienti si registrassero quando vengono in salone da te, sapete la registrazione, quando vedete i post che uno è a mangiare la pizza in quel posto, no? Ci si può registrare anche quando si viene in salone, no? E allora poi l'atteggiamento, mi raccomando, registrati e fallo, allora fallo subito, registrati adesso appena sei entrata. Ecco, io quando sento queste cose rabbrividisco, perché io che uso i social, che i social sono il mio lavoro, non lo farei mai. Se tu mi chiedi metti mi piace alla mia pagina, se tu mi dici registrati, taggati, ma io dentro di me dico, ma questo cosa vuole? Ma fatti i fatti tuoi, io faccio quello che mi pare. Adesso giriamo la frittata. L'atteggiamento social. Avere un atteggiamento social cosa vuol dire? Vuol dire fare l'utente, quindi tenersi il telefono in tasca quando c'è un momento buono per fare una foto, fare una foto. E anche qui la netiquette, o chiamatela l'educazione, è sempre la stessa, A qualcuno farò le foto, ad altri no, in alcuni momenti sì, in altri no. Avere un atteggiamento social vuol dire condividere qualcosa di figo, che poi viene condiviso. Il mi piace viene messo autonomamente. Avere un atteggiamento social vuol dire nelle mie operazioni di marketing ci infilo il social e il social deve darmi una mano, non deve essere una costrizione. Quindi se voglio far registrare una cliente in salone, magari mi invento una tessera social e metto un cartello, non glielo dico neanche. Se lo legge, vede cos'è quella cosa lì. Ah, è la tessera Facebook che abbiamo fatto. Se ti registri 5 volte hai in omaggio una caramella. Non lo so, ma sto inventando, ma cose di questo tipo. Quando uno ha un atteggiamento social, quando entro in salone e c'è nell'aria un atteggiamento social, le cose nascono spontaneamente. La stessa cosa deve avvenire sulla pagina. Se entro in una pagina in cui respiro un atteggiamento di partecipazione, di community, mi viene voglia anche a me, se ho voglia, di partecipare alla community. Ma se non ho voglia, no, quindi non mi mettere il post con scritto condividi, ma condividi tua sorella. Ma io non condivido niente, condivido quello che mi piace a me. Gli utenti fanno così, quindi impariamo ad avere un atteggiamento social che dobbiamo avere per professione, il nostro è professionale come atteggiamento social e poi lasciamo che gli utenti e i clienti abbiano il loro atteggiamento social, ne avremo solo da guadagnarci, quindi no stalker, sì atteggiamento social.